elegante, sobrio, modesto, serio. Una persona autorevole senza mai urlare slogan o incitare alla violenza. Enrico De Nicola è stato il primo presidente della Repubblica, ma in realtà è stato un vero e proprio simbolo, quello della politica autorevole, del senso delle istituzioni, di quell'Italia che è nata di nuovo dopo le macerie della guerra. Nessuno, a patto che tu non nasca figlio di un re, nasce con il destino scritto. E questa infatti è proprio la storia del giovane Enrico che da piccolo sognava di essere giornalista. Si iscrisse al liceo Genovesi, uscito chiaramente con pieni voti, e a 17 anni si iscrisse all'Università di Napoli nella facoltà di giurisprudenza, storica produttrice di una delle migliori classi di giuristi di tutta Italia. Non dimentichiamo che all'epoca ancora risuonavano le lezioni di Enrico Pessina, uno dei migliori maestri del diritto in tutta Europa. In realtà Enrico De Nicola era un politico molto strano, in quanto non amava far parlare di sé. E questo suona ancora più bizzarro in tempi in cui ormai le personalità della politica sembrano quasi superstar. Cominciò la sua carriera in un periodo estremamente turbolento, cioè nel 1902, quando il comune di Napoli era stato sciolto a seguito delle inchieste sulla camorra amministrativa del commissario Giuseppe Saridò. Era il 1909 quando per la prima volta fu eletto come deputato a Montecitorio. Anche lì incontrò tempi difficilissimi in quanto stava per avvicinarsi la Prima Guerra Mondiale. Dopo aver superato una delle fasi più complesse dell'Italia liberale, si trovò nel 1919 a conoscere, poi negli anni successivi, i fasci di combattimento. Con Mussolini e con il fascismo, De Nicola ebbe un rapporto sempre molto ambiguo, ma distante. Infatti non si iscrisse mai al partito fascista. Dall'altro lato, invece, Mussolini lo stimava moltissimo, ma De Nicola preferì ritirarsi a vita privata nel 1924, quindi non presentandosi più alle elezioni, dicendo di voler concludere la sua carriera politica. Ma il ventennio fascista si esaurì con la guerra e con tutti i lutti e i problemi che portò il conflitto. Infatti non ci fu solo un disastro economico, ma anche sociale e morale per la popolazione italiana. E fu così che dopo l'armistizio e poi l'arrivo degli americani nel sud Italia e il trasferimento provvisorio della capitale a Salerno, che si aprì un nuovo scenario politico impensabile. Infatti il re Vittorio Emanuele III era ormai chiuso nella villa di Ravello e il governo italiano, con Benedetto Croce e i tantissimi altri giuristi e politici antifascisti, stavano cercando di progettare l'Italia del futuro. Ma la figura del re era poco chiara. E allora proprio qui, dopo i tentativi falliti di mediazione di Benedetto Croce, si pensò di chiamare una persona che mediatore lo era per eccellenza. Ecco di nuovo il nostro De Nicola, parlando con il re, cercando di immaginare il suo futuro. Allora, poiché Vittorio Emanuele ormai era troppo compromesso con l'Italia fascista, era sicuramente improponibile in un governo del dopoguerra. E allora si pensò la figura del luogotenente, che era chiaramente il figlio Umberto II di Savoia, per giunta molto vicino agli ambienti napoletani, dato che viveva proprio lì. Così questa fu la prima mediazione di De Nicola per riuscire a convincere Vittorio Emanuele III almeno a mollare la corona. E quindi si pensò di traghettare in questo modo l'Italia fino almeno al referendum del 1946, che finalmente decise la Repubblica come nuova forma di governo per l'Italia. L'avvocato De Nicola quindi si ritrovò di nuovo improvvisamente al centro della scena politica italiana dopo averla abbandonata per quasi 20 anni. Il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, fu scelto proprio per le sue infinite doti sia di moderazione che di senso dello Stato, che furono fondamentali nei lavori preparatori della Costituzione, che dovevano riuscire con un testo unico che doveva essere la legge fondamentale del nuovo Stato a mettere in pace le due anime. Da un lato, infatti, nell'Italia del dopoguerra si formò una corrente filoamericana occidentale che diventerà poi quella della Democrazia Cristiana, e dall'altro lato invece una corrente che seguiva il pensiero orientale dell'Europa, ovvero il comunismo. E quindi poter trovare in una figura come quella di De Nicola una mediazione era fondamentale. Pensiamo che proprio nel 1944 a Salerno ci fu un altro di quegli episodi chiave della storia d'Italia, ovvero la svolta di Salerno, quando Togliatti fermò le parti comuniste
che stavano per insorgere e quindi stabilire un governo filorusso, e invece Togliatti li fermò in nome di una pace sociale che si cercò di scrivere proprio nella Costituzione che firmò De Nicola nel 1947. Nacque la Repubblica Italiana. E un'altra volta la scelta del primo capo dello Stato fu una materia complicatissima per la politica, poiché era sempre necessario trovare una persona garante di equilibri e anche sapiente e moderatrice. Ecco allora di nuovo la figura di De Nicola che si converte da capo provvisorio a capo dello Stato. Per poco tempo, poiché nel 1948 poi il Parlamento elesse Luigi Einaudi, economista ed europeista. Gli anni di presidenza di De Nicola sono ricchissimi di aneddoti dal profondo senso istituzionale e della politica. Pensiamo che portò il suo barbiere da Napoli fino al Quirinale proprio perché voleva mantenere il suo legame fortissimo con la terra d'origine. De Nicola portava nelle cerimonie ufficiali un cappotto vecchio, liso, ricucito e spesso rattoppato da un sarto sempre napoletano, poiché lui diceva che da Presidente della Repubblica doveva essere d'esempio per il popolo italiano. E infatti non è un caso che rifiutò anche lo stipendio da 12 milioni di lire, enorme per l'epoca, poiché non era il momento in cui il capo dello Stato doveva essere ricompensato. Quei soldi dovevano andare alla ricostruzione dell'Italia. E c'è anche ancora un'altra storia. Quando fu eletto, partì con la sua macchina da Torre del Greco e arrivò fino a Roma da solo. E quindi scombussolò completamente il cerimoniale rigidissimo del Quirinale. Dopo l'elezione di Einaudi, Enrico De Nicola, a 71 anni, si ritirò a Torre del Greco, ma continuò comunque a esercitare la professione forense, fino almeno al 1956. Il tempo era cambiato e si stava per aprire per la prima volta la Corte Costituzionale. Il capo dello Stato all'epoca era Gronchi. La storia però di De Nicola come presidente della Corte Costituzionale durò pochissimo. Infatti, dopo pochi mesi, si ritirò. Non si è mai capito quale sia stata la ragione, ma c'erano alcuni compromessi politici, almeno così fu detto, che lui non volle mai accettare. E sarà anche molto interessante scoprire che il secondo presidente della Corte Costituzionale sarà un altro napoletano, Gaetano Azzariti, che è stato anche il primo presidente del Tribunale della Razza appena 10 anni prima sotto il regime fascista. E finisce quindi così la carriera di Enrico De Nicola, almeno nelle istituzioni, poiché, tornato un'altra volta a casa, continuò a esercitare la professione forense fino all'età di 81 anni, quando si spense nella sua villa di Torre del Greco, lasciando in eredità non solo la prima carica di capo dello Stato e la prima di presidente della Corte Costituzionale, ma anche una serie di immagini ed aneddoti che ancora oggi sono di esempio per la politica moderna. E quindi vogliamo lasciarci con la sua figura di quando firma la Costituzione italiana, perché abbiamo coltivato qui, fra le strade di questa città, uno dei padri della patria. La nostra Costituzione non è conosciuta nemmeno da coloro che ne parlano con aria altezzosa da saccenti. Dovrebbe essere invece divulgata da chiunque ne abbia facoltà, perché troppo tardi sono due parole funeste non solo per i singoli, ma per i popoli interi.